piaciuta? Io poi sono un tolkieniano della, sì, della prima ora. Ho incontrato un altro mio amico che, con cui comprammo la prima edizione del 1977, che poi diede luogo subito al primo Campo Hobbit e poi al Campo Hobbit 2. E a tutta... Lei mi ha partecipato? All'uno no. Al 2 sì. Al 2 sì, perché era il primo, aveva, c'erano delle connotazioni interne di partito. E il partito era contrario? No, non era contrario, era tiepido. Era un'altra cosa. E non è che era un'altra cosa, non ce l'aveva con Tolkien, ce l'aveva con la possibilità di dividere il mondo giovanile, però poi Tolkien è entrato nella storia culturale della giovane destra di allora. Ma è giusto considerarlo un autore di destra, secondo lei? Ma secondo me la lotta del bene e del male, con una netta separazione, non è di sinistra, appartiene a una mitologia semplicistica, se volete, da fantasy, ma sicuramente non di sinistra, e per cui ha avuto nel tempo anche gli hippie a un certo punto si impadronirono di Tolkien, come forse più a ragione se ne impadronì la destra. Però, come tutta la cultura, è un errore qualificarla con un aggettivo o con un appellativo, chiamatelo questa come mostra volete. Un pochino per la destra che è arrivata al governo del paese, eccetera, rappresenta un simbolo. Ma io spero di no, io spero che lo rappresenti per la cultura. Abbiamo visto, non so se l'avete visitata la mostra, e c'è dal Presidente degli Stati Uniti al Papa, a cantanti affermatissimi italiani, a uomini di cultura e del cinema, e persino uno dei Beatles mi pare che viene... E quindi come fai a incapsularla, a incasellarla? Forse se tu vuoi proprio fare uno sforzo e dire... con la destra, nel senso che appartiene a ciò che la destra dovrebbe pensare della cultura, e lo pensa, cioè che la cultura non è né di destra né di sinistra, è cultura, guarda, con la C maiuscola di tutti. È partita un po' un'operazione di consolidamento culturale a destra, partita da questa? No, io spero che sia partita di allargamento, cioè mai di esclusione, ma di rimozione di certi blocchi. Io spero che il tempo, oltre che il colore politico di chi governa, che passa, è maturo il tempo per eliminare blocchi culturali, chiamiamoli così. E Tolkien forse un qualche blocco culturale. È interessante leggere le lettere di chi gli rifiutava la pubblicazione, le avete lette? Ce ne sono, se uno doveva andare in vacanza, io non ho tempo per te, non mi rompe, bellissimo insomma. Per cui io sono molto contento e faccio i complimenti al ministro, al curatore della mostra pugliese di Barletta per l'esattezza, che mi ha ricordato Pinuccio Tattarella, che era un po' di quella zona. È veramente una mostra che credo possa piacere a tutti.